Davide, buongiorno. Buongiorno, nuvoloso ma buongiorno di sicuro. Eh sì, Roma qualche nuvola, ne parlavamo prima con Gianni, anche qui è possibile, io prima mi ero lanciato no, nel sole automatico, ma perché ce l'abbiamo dentro. Stavo pensando, poi arriviamo ai quotidiani con Davide, alla condizione particolarissima, un po' triste, di questa settimana per Massimo Galato. Mentre qui c'è, sì, c'è vitalità, ci sono le ragazze, cioè lui sta lì solo, nella nicchia, tipo Gianni spiega, nello scarabattolo. Prego. Nell'oculo marmoreo. Vabbè, adesso quello aia, non dai. Aia. No, beh, lo scarabattolo è una tradizione napoletana. Nelle case, una volta, nelle, sì, famiglie c'era, per esempio, che so io, San Gennaro, Sant'Antonio, San Pasquale, sotto una teca di vetro. E quello in napoletano si chiamava lo scarabattolo. Vabbè, quindi sono un santo. Va bene, dai. Sei un santo, dai, facciamo così. Confermi, Davide, questa ricostruzione storica? Non scommetterei minimamente sul fatto che sia questa l'atmosfera alla sede di RTL quando c'è da solo Galà. Davide, allora, leggiamo insieme, praticamente, non dico tutti, ma insomma su molti quotidiani emerge quella che per esempio sintetizza il Corriere della Sera essere stata la prima tensione vera nella nuova maggioranza. Titolo è Giustizia, tensioni PD, Movimento 5 Stelle. Anche sul giornale si fa riferimento alla richiesta di arresto per un deputato, Sozzani, respinta ieri dall'aula, con relative tensioni, perché, come dire, emergono dei nervi scoperti da sempre, posizioni diversissime. Secondo te ha ragione il Corriere? Le prime tensioni con il sottofondo, come dire, di una maggioranza che ogni tanto fatica a riconoscersi? Guardate, questa mattina facciamo un po' lo slalom sui giornali, giusto per non impattare su quello che è in realtà il tema che sta ovunque, cioè da dei giornalisti a dei politici. Il tema è la scissione, non andate via, non litigato, cioè una cosa di una noia mortale, vale sia per gli uni che per gli altri, devo dire, nel senso che poi ci sarebbe la sostanza per esempio emerge nel caso Sozzani era stato richiesto di arresti domiciliari da parte della procura, ma attenzione, la parte più interessante della richiesta della procura era relativa all'utilizzo di determinate intercettazioni ambientali e telefoniche. Questo tema, che è forse il più rilevante, è praticamente cancellato dai giornali, o meglio bisogna trovarselo dentro, perché la cosa che fa, diciamo, spettacolo è l'arresto, e invece quello è il punto più importante, le intercettazioni, perché è relativo all'interpretazione della legge e all'utilizzabilità di determinati elementi che secondo la procura sono importanti, che naturalmente secondo me, secondo la Costituzione, secondo il diritto, ovunque questo abbia un senso, bisognerebbe, diciamo così, che lo stabilisse un giudice che al momento non si vede manco da lontano. Invece ci si concentra sull'arresto. L'arresto, ora, molti parlamentari avrebbero potuto, a viso aperto, in maniera limpida e chiara, sostenere che la richiesta di misura cautelare, che riorigina da giugno, che è discussa da una vita, che è passata in commissione e che arrivi in aula, semplicemente è priva di senso, per il semplice motivo che la misura cautelare, laddove secondo il nostro codice deve servire a evitare l'inquinamento delle prove, la fuga all'estero e l'eventuale reiterazione del reato, ma solo questo si riferisce a reati di allarme sociale, uno che ha ammazzato, che ha violentato, non certamente uno che eventualmente ha fatto reati del tipo di Sozzani, quindi quelli imputati a Sozzani, ecco, diciamo così, semplicemente non ha senso parlarne a mesi di distanza. Sarebbe stata una posizione criticabile, apprezzabile, ma una posizione. Hanno preferito il segreto dell'urna. Nel segreto dell'urna tutto diventa torbido e limaccioso, e poi uno si chiede com'è che l'aggradimento e la stima dell'attività politica sono così in basso. Per questa ragione sarebbe stato molto più semplice e onesto dire: guardate, è una cavolata, voto contro. Caro Davide, tra poco ci ritroviamo e andiamo a parlare di questo tema che ha coinvolto molti nelle ultime ore, pirateria TV. Tra poco ce lo sottopone Gianni Simioli, piattaforme, insomma, che sono state utilizzate malamente da molti milioni di italiani, arresti, sequestri, ne parliamo europei, tra poco, europei quindi, e poi coinvolta anche l'Italia, ovviamente. E tra poco approfondiamo subito le notizie sul traffico. Torniamo da Davide Giacalone. Allora, dopo da giornalisti, da politici, da pezzottist, nel senso la scissione, Davide, tra una gran parte di utenti televisivi, no, e il loro pezzotto televisivo. Chiusa la IPTV pirata, multe fino a 25.000 euro per i 700.000 utenti del pezzotto. In Italia solo, perché ci sono in Europa, sì, milioni di persone. Sì.
No, attenzione, erano 700.000 quelli collegati nel momento in cui è arrivata la Guardia di Finanza. Sono circa 5 milioni, siamo i clienti, clienti. 5 milioni fa un po' meno del 9% della popolazione italiana. Questo sempre pensando che dall'altra parte del teleschermo ci sia una persona sola, mettiamo che abbia anche una famiglia o qualcuno, siamo di fronte a una percentuale consistente della popolazione italiana, non è un problema esclusivamente italiano, la pirateria diffusa in Europa. Ci sono diversi aspetti, uno è quello dei... questo è un furto allo stato puro, nel senso che sono contenuti che vengono acquistati, pagati da altri e che vengono illecitamente prelevati. Il meccanismo funziona, io li faccio un abbonamento regolare, cioè quindi ottengo il segnale e il contenuto in maniera regolare, poi dopodiché lo riprendo e me lo rivendo ad altri in maniera totalmente irregolare, e gli altri sono contenti di comprarli da me per il semplice motivo che glielo vendo a un prezzo enormemente inferiore a quello di chi l'ha originariamente prodotto, vuoi che sia un film, vuoi che sia una partita di calcio, per la semplice ragione che io non ho praticamente costi e quindi posso fare degli sconti straordinari. Quindi questo ha a che vedere col diritto d'autore ed è importante, ha a che vedere per esempio col finanziamento delle opere dell'ingegno, dell'editoria stessa, i giornali, questa stessa trasmissione. Se tu togli tutto, poi alla fine necessariamente ottieni solo ripetitori di balle, perché nessuno studia, nessuno si documenta, nessuno viene pagato per queste cose. Però poi c'era anche un altro aspetto che forse è anche interessante. Io sono quasi sicuro che quei 5 milioni di abbonati sono gli stessi che dicono bisogna finirla con l'evasione fiscale, l'unico modo per uscirne in questo paese è colpire gli evasori fiscali e la corruttela politica ci ha rotta l'anima. Purtroppo la rappresentanza politica molto spesso somiglia anche troppo all'Italia che c'è sotto. Ciascuno di loro non si sente un evasore fiscale, non si sente un ladro di contenuti, pensa di essere una piccola parte, in fondo anche un suo diritto, e poi pago, oh, qualcosa pago, che sia pure poco, sì, ma sto pagando. No, tu stai pagando a un delinquente per ottenere una cosa che non dovresti avere. E l'evasione fiscale è fatta non solo dal grande pesce cane che porta via il... è fatta anche da quelli che vanno ai mercatini, non prendono lo scontrino dell'idraulico che viene e dice con o senza fattura, e tu che paghi con o senza fattura e così via. Solo che ciascuno non si sente protagonista di questa condanna che invece quando è al bar o al mercato ripete con grande, diciamo, disinvoltura, è molto poco fondata. Allora Davide, sono anche giornate di inizio scuola, arrivano notiziole da qua e là perché ogni tanto qualcuno si inventa qualcosa. Questa è l'ultima, l'abbiamo da Genova. Allora leggo il titolo così poi ci capiamo. Primo giorno di scuola senza la foto, ricordo, aperte virgolette, bisogna tutelare la privacy dei bambini, chiuse virgolette, e così via. Niente scatti di gruppo, la preside dice che alcuni genitori sono contrari e così si rispetterebbero tutti. Caro Davide, a te la parola. Sì, è giusto segnalare questa notizia perché a parte la follia della classe, però diciamo riproduce un meccanismo mentale che è quello di sopravvalutare se stessi e la propria immagine, quindi non mi puoi fotografare, non puoi fotografare mio figlio, la privacy un po'. Allora, la privacy ha a che vedere con il mio privato. Quando si fa la foto a una classe o a una squadra, si fa la foto alla classe. Io sono parte della classe, non è che io posso dire no, io non voglio essere fotografato, quindi non potete fotografare la classe. Se proprio c'è questa fisa, ma ti togli dalla classe e fotografano gli altri. Ma insomma, devi avere un qualche motivo, sei seguito da qualche delinquente, da qualche rete di criminalità organizzata, che non devi essere fotografato, perché se no... O le forze quelli dell'ordine. Quelli che reclamano quel genere di privacy, se cercate sui social ne trovate le chiappe in primo piano, da essi stessi prodotti, perché in realtà la loro idea di privacy è me le fotografo da solo. Davide, a parte i sederi, tema che devo dire ha il suo valore, riflettevo ieri, e questo si aggancia anche alla questione del pezzotto televisivo, sono gli stessi che poi, no, che invocano la privacy, che firmano e spuntano senza neanche leggere qualsiasi cosa, concedendo i propri dati a tutti, e poi alzano il dito, no, non fate la foto a mio figlio. Ma scusa, ma fino a un minuto fa, ma dov'eri? Che hai spuntato l'universo. Punto. Davide Giacalone. Poi sono quelli che dicono le telecamere non dovete metterle, che sono fondamentali per la sicurezza, perché la mia privacy. Ma quale privacy? Davide Giacalone, tra poco, ancora qui.
RTL 102.5 in piena rassegna stampa di Non Stop News qui da Napoli in diretta dal lungomare Caracciolo. Abbiamo già ricordato il grande appuntamento questa sera sul palco del Napoli Pizza Village in diretta su RTL 102.5 i Bundabash. Allora chiedo al volo a Ilaria e a Cristina che sono con noi in queste giornate fantastiche partenopee. Voi usavate gli abbonamenti studenti per andare a scuola? Sì, lo uso tuttora perché da universitaria è sempre scuola, vado ancora a scuola. Assolutamente, uno dei privilegi principali. Privilegio, brava, privilegio è un'attenzione nei confronti dei ragazzi. Milano, sotto i 14 anni i ragazzi non pagano, quindi neanche la piccola cifra chiesta agli over 14. Piccolo problema, e qui andiamo da Davide Giacalone, terzo millennio, Napoli. Uno dice, beh, Napoli è meno abituata, Milano è più abituata, cosa succede? Ai tredicenni danno l'abbonamento gratuito, ma non è digitalizzato. Risultato, la mattina i tredicenni fanno la fila agli ingressi delle metropolitane perché devono aspettare Davide Lumino che controlli a uno il tredicenne. Scusate, 2019, mi sono perso qualcosa? Beh, si è perso il fatto che basterebbe dare loro un abbonamento per 13 anni e la cosa sarebbe già bella che risolta, nel senso che, però insomma, è più bello, diciamo, l'idea del controllo. Quando ci abitueremo ad avere documenti di riconoscimento totalmente digitalizzati, con i quali potremmo anche pagare la metropolitana, io stesso, voglio dire, che ho superato i 13 anni da qualche settimana, senza andarla a occupare, diventa tutto più semplice. Però insomma, la semplificazione non aumenta l'occupazione di quelli che non sanno cosa fare. Esatto, questo è il tema, perché dai 14 in avanti è tutto digitalizzato e sti ragazzini, infatti in questi giorni se ne è molto parlato, è veramente incredibile che nel 2019 non si riesca a mettere un chip di riconoscimento e quindi gli studenti stanno... Bella, ma basterebbe che ha detto. una semplicissima card. Come diceva il dottor Giacalone, esatto, l'ultima che ha detto quella è fantastica. Che usiamo noi è carta di credito, la nostra ovviamente ai ragazzini non puoi darla, però... Ufficio, complicazione, cose... Affari semplici, bravo. Davide Giacalone, grazie! Grazie a voi, buona radio a tutti.